Ecco, oggi vediamo come realizzare delle buone margotte su camellia. Prima di tutto i materiali. Una buona forbice, Ars o Felco sono le migliori al mondo, evitate quelle discount. Dei piombini ricavati da dei tubi o delle lastrine, no? E poi fatti a fette, sono morbidi, con sempre la forbice. Dei pezzi di plastica, di PVC nero, assolutamente nero, evitate quello trasparente, di dimensione circa 40 cm x 30, della raffia, meglio se sintetica e non quella naturale, che è un po' meno resistente. E materiale principe per la margotta, lo sfagno. Lo sfagno è una pianta acquatica di climi freddi o alta montagna. Questa è già idratata, è già messa a bagno. La si trova nei negozi dove si vendono materiali per bonsai o per orchidee o piante carnivore. L'abbiamo idratata a questo livello qua, è come se fosse una spugna. È come se fosse una spugna. Allora, scegliamo adesso il ramo della camellia su cui fare la margotta. Il ramo deve essere sempre un ramo vigoroso, deve essere un ramo verso l'alto, in maniera tale che la pianta, poi la nuova pianta, sia già pronta per essere una pianta ben accestita. Allora andiamo a sceglierci un punto dove possiamo fare il nostro taglio. Più o meno abbiamo 20 cm di spazio e a circa metà andiamo a fare un'incisione obliqua nella parte verso il basso. L'incisione sarà di questo tipo. Se praticamente lasciassi questa incisione chiusa, cosa succede? Succede che la ferita si rimargina. Allora invece metterò il mio piombino a tenere aperta questa ferita. Prendo una buona e abbondante quantità di sfagno di questo tipo, gli do un'ultima strizzata, divido la quantità di sfagno in due e vado a posizionarla sulla mia ferita, sulla mia apertura. Lo sfagno rimane praticamente anche con una mano sola e prenderò la plastica. Il 40 cm lo metto in posizione orizzontale e vado a chiudere la mia margotta come se fosse una caramella. Importante, molto importante, è che soprattutto i lembi superiori siano ben chiusi. Quindi praticamente vado a fare una situazione di questo tipo, una chiusura. Con la raffia comincio a chiudere la parte superiore della margotta in questa maniera. La parte superiore deve essere ben chiusa per evitare che entri aria, in maniera tale che non secchi lo sfagno. Lo sfagno è un'ottima trattenuta dell'acqua, ma se esposto all'aria calda per qualche giorno si secca. Praticamente la nostra chiusura in questa maniera, poi riprendo il lembo, cerco di sovrapporlo molto bene e la stringo molto molto fermamente fino a farci una bella caramella di questo tipo. Magari alzo anche un po' lo sfagno, riprendo il lembo nuovamente e chiaramente sempre con la mia raffia chiuderò la parte sotto. Chiuderò la parte sotto, che è meno importante la chiusura della parte sotto, nel senso che al limite, anche se come in questo caso c'è dello sfagno che fuoriesce, non si seccherà in quanto non entra l'aria. Comunque chiudo molto bene per essere sicuri che non ci sia entrata
di aria, farò un'ultima legatura nella parte mediana, in questa maniera qua. Okay. Così facciamo anche un nodo scorsoio in maniera tale che riesca anche a farlo stringere così. La margotta, adesso siamo nel mese di aprile, sarà pronta per l'inizio di settembre. Andrò a tagliare il ramo al di sotto della mia margotta, libererò chiaramente da tutta la plastica e la pianta verrà rinvasata. La stessa pianta, una volta rinvasata, sarà pronta e radicata nel giro di 3-4 mesi. E per stoppare?